Covid. In questo video troverai un documento con le linee guida su come igienizzare gli ambienti, a cosa fare attenzione e come sanificare i mobili delicati con disinfettanti fatti in casa. E poi ti passerò qualche dritta sui guanti nitrile che forse non sapevi. Partiamo! Per via del Covid e delle infezioni da coronavirus, nel periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021, in molti mi chiedono informazioni sulla sanificazione dei loro arredi in legno più delicati. Si parla molto di soluzioni alcoliche per eliminare i virus dalle superfici perché, come tutti sappiamo, possono diventare veicolo di infezione. Purtroppo alcune superfici in legno sono particolarmente sensibili all'alcol che agisce, oltre che sui virus, anche sulle finiture, rovinandole inesorabilmente. E quel che è peggio è che potresti accorgerti del danno solo quando ormai hai rovinato il mobile e non c'è più niente che tu possa fare. Ecco, se per caso ti fosse già capitato di utilizzare un igienizzante e fare un'esperienza simile, fammelo sapere nei commenti qua sotto il video, così vedremo se possiamo trovare insieme una soluzione al tuo problema. Per capire cos'è veramente efficace per igienizzare gli ambienti e le superfici ti segnalo un documento molto importante che è stato redatto dal gruppo di lavoro per la prevenzione e il controllo delle infezioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che è scaricabile gratuitamente e di cui ti ho lasciato un link nella descrizione di questo video sul mio canale YouTube. È un lavoro sicuramente interessante da stampare e tenere sempre a portata di mano perché ti dà tutte le indicazioni che ti saranno utili per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione da SARS-CoV-2. In sostanza questo documento tratta in maniera davvero molto chiara le modalità di contagio, la trasmissione ambientale, la sopravvivenza del virus nell'ambiente e l'efficacia dei disinfettanti sui coronavirus. Il tutto corredato da tabelle che ti torneranno veramente utili. Se anche tu sei a conoscenza di documenti simili a questo, ti chiedo di segnalarli nei commenti di questo video, così che anche altri li possano consultare e trarne beneficio. La parte che a noi interessa di più di questo documento è quella che contiene le indicazioni per la sanificazione di tutti i tipi di locali, anche perché, come giustamente è scritto, la pulizia e l'utilizzo di corrette misure di igiene degli ambienti rappresentano un punto cardine nella prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2. Però non tutti gli arredi possono venire sanificati allo stesso modo, perché alcune finiture dei tuoi mobili in legno potrebbero reagire a determinati igienizzanti, soprattutto a quelli alcolici. Allora ho raccolto 6 punti a cui dovresti fare molta attenzione prima di utilizzare un prodotto alcolico troppo aggressivo per sanificare i tuoi mobili in legno, per evitare la formazione di macchie, salvaguardare la vernice ed evitare che si formino aloni opachi, oppure che nella peggiore delle ipotesi questa si possa addirittura sciogliere. Numero 1. Se il tuo mobile fosse stato lucidato con vernice a base di gomma lacca, meglio non igienizzare usando alcol o prodotti che ne contengano, altrimenti lo strato superficiale si scioglierà e la finitura diventerà opaca. Questo perché la gomma lacca è una sostanza resinosa che proviene dalle piante e nella produzione delle vernici viene utilizzata disciolta proprio dentro l'alcol. E quindi è evidente che sanificare spruzzando dell'alcol oppure passando uno strofinaccio imbevuto di una sostanza alcolica certamente disinfetterà, ma andrà anche a sciogliere la superficie. Nel momento in cui ti accorgi che dove stai pulendo inizia a diventare opaco, fermati subito. Strofinando potresti anche arrivare a rimuovere tutto lo strato di vernice a gomma lacca fino a fare riaffiorare il legno. Fammi sapere nei commenti del video se ti è già capitato e come hai risolto. Numero 2. Fai attenzione anche nel caso in cui il tuo mobile fosse trattato a cera. La cera è un ottimo sigillante per i fori delle superfici del legno e dà un effetto lucido molto gradevole. Ma non appena viene a contatto con l'alcol, questa si scioglie. Quindi stessa indicazione della gomma lacca. Se ci hai già spruzzato dell'alcol, non strofinare, piuttosto lascia asciugare anche ventilando con un po' di aria fredda. Numero 3. Se il tuo mobile fosse verniciato con vernice acrilica oppure con vernice nitro, evita il contatto con l'alcol perché anche queste vernici non resistono alle sostanze alcoliche e potrebbero sciogliersi. Numero 4. Attenzione a sanificare i mobili in legno con acqua ossigenata oppure ammoniaca e acqua ossigenata perché potresti rischiare di macchiarli, soprattutto se sono fatti in rovere oppure in castagno, il cui pH è proprio incompatibile. Numero 5. Puoi igienizzare le superfici in legno lucido, ma anche quelle in pelle e in ecopelle, ricorrendo a una sorta di disinfettante fatto in casa con una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia, sciogliendone alcune scaglie in acqua tiepida che poi potrai prelevare con una spugna.
e passare. Fai solo attenzione a non utilizzare spugne abrasive e a scorrere la spugna nella stessa direzione della vena del legno. Infine asciugherai bene la superficie in modo che l'umidità non penetri nel mobile. Numero 6. Sempre a proposito di disinfettanti fai da te, puoi provare a diluire della candeggina con molta acqua. Calcola una percentuale massima di candeggina dello 0,5%, non di più. Ovviamente la candeggina non deve essere già stata precedentemente diluita, altrimenti le percentuali cambiano. Fai attenzione alla percentuale di cloro indicata in etichetta. Se trovi la candeggina già diluita, dovrai necessariamente modificare la tua percentuale. Per esempio, se la percentuale di cloro fosse al 50%, la tua percentuale massima potrà arrivare all'1%. Ricorda di non utilizzare questa soluzione igienizzante assieme ad altri prodotti. Questo per evitare una possibile emissione di cloro, che è un gas pericoloso. E tieni sempre presente che questa soluzione potrebbe anche sbiancare o scolorire i tuoi mobili più delicati. Prima di utilizzarla, provala sempre in un angolino poco visibile. Mi raccomando, scrivimi nei commenti se hai già messo in pratica questi miei suggerimenti per sanificare casa, quale ti è tornato più utile e se hai un consiglio che vuoi passarci per igienizzare i nostri mobili più delicati senza rovinarli. Per concludere, per la tua sicurezza, quando disinfetti le superfici della casa, a prescindere dal prodotto che utilizzerai, ricorda sempre di indossare un paio di guanti in nitrile e di usare panni usa e getta. Devi sapere che i guanti in nitrile non esistono solo di tipo super sottile come quelli che trovi normalmente nei supermercati e in misura unica. Ce ne sono di molti tipi e in diverse misure. Prova a cercare online. Per una mano femminile potrebbe andare bene una misura 6 o 7, mentre per una mano maschile la misura migliore potrebbe essere 8 oppure la 9. A proposito di misure nei guanti, le misure 5 e 6 corrispondono ad una extra small, la misura 7 ad una small, la 8 ad una medium, la 9 ad una misura large e la 10 ad una extra large. Ma considera comunque queste misure come un riferimento indicativo, perché potrebbero variare leggermente anche in base alle varie marche. Inoltre, se non ti piace usare guanti nitrile per via della polvere interna, sappi che ne esistono anche senza polvere. E se i tuoi guanti si rompono facilmente, ti faccio presente che in commercio ne esistono di diverse grammature, anche da 8 grammi se vuoi, che ti saranno veramente difficili da rompere. Concludendo, ti ricordo che non vendo nulla dei prodotti che ti ho descritto oggi, ma facendo mobili mi capita di utilizzarli. Se ti va di approfondire, sul mio canale YouTube trovi tanti altri video con suggerimenti per aiutarti a risparmiare tempo e fatica. Ricorda solo, nel caso volessi iscriverti a questo canale, che per poter venire avvisato sui nuovi contenuti potrai attivare anche la campanella. Se il video ti è stato utile, avessi piacere di fare altre esperienze o vuoi chiedermi quale argomento ti piacerebbe che trattassi la prossima volta, puoi contattarmi dal mio sito www.savoldi.net, dove trovi il blog Reti, Materassi e Fai da Te. Ti ricordo che mi trovi anche in podcast sulla tua piattaforma preferita con tanti altri contenuti interessanti. Come sempre, cerca Savoldi, il tuo falegname di fiducia.